Preghiamo insieme iniziando dal segno della croce. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. O caro San Giuda Taddeo, che con le tue mani hai risanato per virtù divina tante infermità dell'anima e del corpo, soccorrimi in questa mia debolezza e ottienimi da Dio che, se tale è la sua volontà, benignamente tolga da me questa malattia, affinché maggiormente io lo possa servire e lodare quaggiù. Amen. O San Giuda Taddeo, apostolo di Gesù, ti saluto nel suo cuore e per mezzo di questo cuore lodo e ringrazio Dio di tutti i favori che ti ha concesso. Umilmente prostrato innanzi a te, ti prego per il cuore di Gesù di volgere su di me uno sguardo di compassione e di non respingere la mia povera preghiera, affinché la mia fiducia non sia vana. Dio ti diede la facoltà di aiutare i bisognosi con la tua potente intercessione. Vieni dunque in mio soccorso, affinché possa lodare la misericordia di Dio. Per tutta la mia vita sarò il tuo fervente e riconoscente devoto, finché possa giungere e lodarti in cielo. Amen. O San Giuda Taddeo, mio patrono e avvocato, ti prego di soccorrermi in questa necessità e soprattutto di impetrarmi da Dio il perdono delle mie colpe, per le quali io debbo scontare queste pene temporanee. E poi chiedi a Dio di liberarmi dall'attuale tribolazione ed angoscia, purché ciò non sia contrario alla mia eterna salute. Ti raccomando, o San Giuda Taddeo, di vegliare sul corpo e sull'anima mia, affinché la malizia e la violenza del demonio non mi possano nuocere e affinché la croce e la contrarietà non mi allontanino da Dio, anzi mi siano d'aiuto per giungere un giorno all'eterna felicità del cielo. Amen. Recitiamo insieme un Pater, Ave e Gloria, secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita nel mondo che verrà. Amen.
prima di concludere questo momento di preghiera con il Signore, ti invito a riportare nei commenti la tua particolare intenzione di preghiera. Così facendo, chi passerà di qua la vedrà e potrà pregare affinché Dio ti conceda la grazia che chiedi. Se vuoi continuare a pregare insieme alla nostra comunità, se vuoi scoprire nuove preghiere di ringraziamento, di lode, di intercessione, non dimenticare di lasciare un like e di iscriverti al canale, cliccando anche la campanella. Il Signore ti benedica e ti custodisca, mostri a te il suo volto e abbia di te misericordia. Ti auguro ogni bene e torna a pregare presto insieme a noi.